Una famiglia mostruosa, qui abbiamo invece tutta la famiglia, l'altra non mostruosa, Ilaria Spada, Lillo ed Emanuela Rei, benvenuti intanto su Spettacolomania. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Allora, cominciamo con Ilaria, intanto congratulazioni, lo Grazie. sappiamo, il numero 3 porta bene. E tu Sì. sei la mamma della sposa in questo film, però possiamo anche definirti un po' una psicologa dei noantri? Ti Certo, è beh, piaciuta sta lei cosa? sì. Io adoro, però, cioè, nella vita, così con le mie amiche mi diverto molto. Quindi mi è piaciuto molto questo lato di lei, che poi ha il cuore completamente incastrato in mille orrori, e però quindi pensa di poter risolvere invece mediante, ecco, degli studi di psicologia, e pensa di aver capito tutto. E addirittura di poter trasferire una certa sapienza anche al marito, che evidentemente per lei è, diciamo, meno evoluto, e la figlia. Quindi sì, si diverte a dare dei consigli, e noi nei suoi dialoghi, diciamo, all'inizio c'è sempre una piccola parte che potrebbe sembrare condivisibile, poi capisci che invece sta per dire uno dei suoi soliti orrori, Sì, e infatti anche io ho quindi. pensato qualcosa lo azzecca però, Sì, cioè in modo suo, no? E poi invece no, e poi dice. E sì, pensa Bello, di essere di divertente. grande aiuto in questo modo. Invece Lillo sei un padre coattissimo proprio, cioè Sì. che più coatto non si può. E la cosa divertente, tra l'altro, che tu all'inizio non ci credi proprio che la famiglia di là, diciamo, sono dei mostri. Poi lo capisci e lo accetti tranquillamente, cioè non è che fai tutte queste Ma sì, storie. ma lui si fa i suoi calcoli, quelli c'erano il castello da ristrutturare, capito? Lui la prima cosa che ha visto ha capito che lì poteva, insomma, come dire, con la sua ditta fare qualcosa, ha capito che c'era un bel parco dove si poteva creare una piscina abusiva senza problemi. Insomma, lui, quelle sono le cose che interessano Cornicioni, capito? Poi alla fine se Nando. c'è una strega, un vampiro, Ma chi se ne sì, sono cose importa? secondarie, sono cose Certo, secondarie, effetti quelle secondarie. collaterali. L'importante è che c'è un bel campo dove si può creare una bella piscina abusiva. È molto più importante questo per lui rispetto al fatto insomma, che i suoi insomma, parenti Con acquisiti suoceri, siano, esatto, siano dei dei mostri. mostri, ok, che il il mio fine marito giù. che sia obbligantropo, Esatto, almeno. quello è relativo, Relativo. se Sì, poi alla fine è sono. peloso quantomeno il figlio, quindi non è Esatto. quello. Beh, ma poi lo vediamo, ma non Sì. sveliamo. Emanuela, oddio, conoscere i suoceri è sempre un po' un'incognita, no? Però a te va malissimo, Va cioè a Luna proprio va male. Poi malissimo. partendo da questa famiglia, ritrovarmi in quella è proprio una grande sfortuna, mi ha detto. Sì, bene sì. Io inizialmente sono convinta che invece sono solamente dei nobili, no? Quindi all'apparenza sembrano persone per bene, poi mi rendo conto che sono dei mostri veri, quindi inizio a capire che forse loro sono gli unici che possono combattere questi mostri reali e quindi li Mostri chiamo in umani, mostri soccorso. Esatto, i mostri umani contro i di mostri paglia. reali. Ma tu al posto di Luna che avresti fatto? Immaginami, no? Immagina, sei innamoratissima del tuo ragazzo e lui ti dice: ecco, sono un lupo mannaro. Certo, è bel problema, ma sai qual è il discorso? È che Luna alla fine sembra all'apparenza una ragazza normale, la più umana tra tutti, ma in realtà è mostruosa anche lei, quindi lo deve accettare per forza, perché avendo questa situazione non gli può dire nulla a lui, quindi avrei accettato anch'io tutta questa situazione, avrei urlato tutte le volte che ha urlato Luna sicuramente, però poi l'avrei accettata. Ci sono delle cose, insomma, mostri contro normali, diciamo, tra virgolette, ma ci sono anche bambini contro adulti in qualche modo. C'è una Sì. battuta bellissima. C'è il bambino, il vostro figlio più piccolo, insomma, il tuo fratello più piccolo, Vincenzo che dice, Lorenzo. chiede a Salmetta di essere morso, no? E Sì. Salmetta Gli gli dice dice, non li guarda, che vedi poi non gli adulti? è lui, ma che ne vedi adulti? Ecco, quindi, insomma, anche questa cosa cioè, c'è un sottomessaggio, Come no? no? Sì, ce n'è, ma infatti Wolfgang su questo è veramente bravo, Cioè, ecco, forse noi perché adulti non siamo di grande esempio, no, ma lui dici? ha scritto una bella commedia, perché è una commedia di puro intrattenimento, secondo me, per carità, dove ci si diverte, ci si Divertentissimo. rilassa, però c'ha nella sua scrittura, nel suo modo di mettere in scena le cose, questa umanità che esce fuori. Ci sono tanti temi, c'è il tema dell'anzianità, c'è il tema della vecchiaia, insomma, in qualche modo, Dimenticati, messi da esatto, parte. c'è il tema dei bambini, della visione dei bambini, ci sono tanti temi, come secondo me deve essere in una commedia, cioè le commedie più belle, sono quelle che sì, ti divertono, ma alla fine però ti fanno anche un minimo, dico, pensare anche a qualcosa. Sì, come insomma dicevo prima, c'è un messaggino. Esatto. Grazie, noi ci siamo divertiti molto. Spero anche voi Grazie, nel farlo. sì, tantissimo. Grazie, Ciao, grazie. grazie. Grazie mille, Ciao, complimenti. grazie. Grazie. Ciao.